L'argomento di oggi è il Golden Power. Io volevo trattarlo in pillole di economia, però mi tocca farlo in e-coffee perché l'attenzione mediatica su questo argomento si è alzata tantissimo dopo le ultime vicende, quindi colgo la palla al balzo per spiegarvelo bene. E-coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Questo è stato presentato come il veto che il governo può porre all'acquisto da parte di una società straniera di un'impresa italiana. Però detto così è molto difficile, quindi facciamo un passo indietro come sempre e andiamo a capire realmente in maniera facile di che cosa si tratta. Come vi avevo spiegato nel video sulle società, che vi lascio qui in alto a destra, la forma più comune di società è la società per azioni. In queste società per azioni, chi possiede l'azienda è chi ha le azioni di questa azienda e queste persone vengono chiamate azionisti. Le società più grandi, in genere, per alcune necessità, tra le quali trovare tanti fondi e mostrare un'immagine di se stessi internazionale, si quotano in borsa. Quotarsi in borsa è un processo molto lungo e complesso, lo spiegherò in un video a parte più avanti, ma quello che vi basta sapere oggi è che un'azienda che si quota in borsa vende le proprie azioni sul mercato. Ad essere veramente precisi, non tutte le azioni vengono scambiate sul mercato. Quelle che vengono scambiate sul mercato prendono il nome di flottante. Che cosa succede quindi nel momento in cui si scambiano le azioni? Io sto comprando delle azioni di una società e significa che sto diventando proprietario di una piccola percentuale della società. Ad esempio, di una società di Grissini, se ci sono 1000 azioni in totale e io ne compro 100, detengo il 10% della proprietà di quell'azienda di Grissini. Capito questo, possiamo capire che cos'è il Golden Power. Questo è un potere che ha il governo di vietare la vendita di determinate azioni di società che sono in settori strategici a persone estere. Questo significa che lo Stato italiano può impedire ad un investitore, ad esempio statunitense, di comprare abbastanza azioni di una società da detenerne il controllo, una società italiana ovviamente. E attenzione che per detenere il controllo di una società non è necessario avere il 50%, a volte basta anche una percentuale inferiore. Si tratta semplicemente di avere la maggioranza delle azioni, a volte basta anche il 30-40% in quelle aziende che sono divise tra tantissimi piccoli azionisti. Lo Stato quindi può di fatto impedire il passaggio di proprietà. E questo può farlo solo in alcuni casi estremi però, perché è una limitazione del libero mercato. Può farlo nel momento in cui il prezzo delle azioni è crollato tantissimo. E questo ci consente anche di capire il perché uno Stato si riserva questo diritto. Per il semplice motivo che non vuole far passare di mano la proprietà di aziende di interesse strategico a bassissimi prezzi. Contate che negli ultimi tempi, lo vedete anche qui in alto a destra, ci sono state delle fluttuazioni molto grandi nel mercato, soprattutto in negativo. Abbiamo perso un sacco di punti, ad esempio nel FTSE MIB. Si può dire che in questo momento alcune società italiane siano in saldo. Gli investitori stranieri vedono delle ottime aziende con ottimi potenziali a prezzi veramente scontati rispetto a quelli soliti e quindi ci si fionderebbero immediatamente se non ci fosse questo Golden Power. Un po' si previene così la retorica del si stanno comprando tutto quanto i cinesi. Questa cosa in passato già esisteva in alcuni settori, tra i quali difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni. Con il decreto liquidità che vi ho ampiamente spiegato nel video qui in alto a destra, si estende la definizione di settori strategici, includendo anche alimentare, assicurativo, sanitario e finanziario. Non solo, perché in questo decreto è anche scritto che non è più il passaggio di proprietà che può essere messo in discussione, è anche l'acquisto del 10% o più delle azioni di un'impresa. Quindi attenzione perché questo è un passaggio importante. Non è più rilevante che il soggetto estero cerchi di controllare la società, basta solamente che cerchi di acquistare il 10% delle azioni di quell'impresa. Questo Golden Power viene definito anche scudo antiscalata, e questo perché in gergo economico la scalata è l'acquisizione graduale di azioni in modo da controllare un'impresa nel tempo. Adesso vi faccio un esempio pratico che probabilmente ricorderete. Anni fa il gruppo Vivendi, francese, cercò di acquistare la proprietà di Telecom. Il governo però esercitò il Golden Power impedendoglielo perché quella era un'azienda di interesse strategico nazionale, in quanto telecomunicazioni. Sicuramente si può discutere sul fatto che l'intervento dello Stato nell'economia sia giusto o sbagliato. Ci sono correnti di pensiero diverse, molto divergenti, alcuni vorrebbero un massiccio intervento dello Stato nell'economia, altri dicono assolutamente no,
il mercato deve essere libero, non c'è dubbio che lo Stato debba intervenire, ricordatevi che sono sempre opinioni di altre persone e come tali vanno rispettate. E qui vorrei introdurre una novità, un format inedito. Dopo la pausa caffè, che in realtà è acqua, vi introduco il riassuntello bello. In Italia abbiamo tantissime simpatiche aziende di interesse strategico nazionale e il nostro petalosissimo governo vuole fare in modo che non finiscano nelle grinfie di cattivoni stranieri. Per questo il governo ha il fantastico superpotere di dire: guarda che fascia! A questi brutti, cattivi e puzzolenti che si vogliono prendere tutto quello che è nostro. Questo potere si chiama Golden Power. Fine.